Salve ragazzi, sono sempre io, Mr. Dai, che è benvenuti a questa sesta puntata di Minecraft con Modpack Vault. Per chi vede per la prima volta questo video, ricordo che è un modpack accessibile dal Technic Launcher e bisogna essere giocatori premium. Bene, allora, forse questa puntata riusciamo a fare qualcosa. Volevo fare subito un generatore, un coal generator, un generatore a carbone. Intanto vado a piantare questo seme che ho qui. Là. Aggiungo un creeper nell'acqua, sembra, sì, nell'acqua. Qua c'è un'esperienza, visto che dovevo dormire, avevo lasciato il video di sera, dovevo dormire, ma avevo un ragno sopra la casa, allora sono uscito e gli ho fatto, l'ho ammazzato, ecco. Niente, allora vediamo per fare il coal generator cosa ci vuole. Allora, coal generator, eccolo qui. Per fare un coal generator ci vuole lo stesso, come si chiama? Steel, ok, steel ingot, dai, oh. Non è così, oddio. Allora, questo qui cos'è? Steel ingot, ah, dai, mamma mia, mi serve quello scuro, devo prendere, voilà, perfetto. Steel dust, lo steel dust si fa con un lingotto di ferro e 4 di carbone, perfetto. Quindi ce ne servono 7, sì, 7. Quindi servono 7 di ferro e 28 di carbone. Carbone siamo lì lì. Eccolo lì, allora 7 di ferro. Dobbiamo sciogliere un altro ferro. Allora mettiamo a sciogliere il ferro che abbiamo. Iron, eccolo qui. Bene, abbiamo abbastanza, eh. Vediamo un po' se riusciamo a scioglierne uno solo di ferro. Ma tanto ne serve un bel po', quindi. E niente, dov'è che c'era del carbone che ci poteva servire? Nel frattempo che lo cucino, magari ne avevo giusto al volo. Andiamo a vedere, facciamo un giro in miniera al volo, giusto per vedere se avevamo lasciato del carbone perché siamo a secco. Serviva, ne abbiamo lasciato un casino in giro a quanto pare, se mi ricordo bene, e poi adesso ne manca addirittura. Ah, mi è venuto in mente dove posso trovare del carbone. Se non lo troviamo qua in miniera, andiamo da un'altra parte. Ah, ecco qua, questo è del carbone. Adesso è un po' scuro, ragazzi, però. Ecco, guardando su ho trovato anche del silver. Perfetto. È scurissimo, eh? Non ci sto vedendo neanche io niente. Allora, a carbone niente, qua abbiamo pulito tutto. Ma volete dire che abbiamo pulito la miniera e me la sono dimenticata? Eh sì. Ok. Niente, allora saliamo su che so dove andare a prendere il carbone. Allero, io raccolgo il carbone, gna gna gna. Drin 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 drin. Ok, quanto ne abbiamo preso? Ora, tanto questa pulizia qui la dovevo fare prima, facciamola adesso, tanto poi possiamo stare in casa tranquillamente a lavorare. E poi bisogna fare subito una battery box. Allora, qua all'ingresso, al vecchio ingresso della miniera, ecco, ci avevo lasciato del ferro, che me ne ero dimenticato. Quindi puliamo la testa, così almeno non ci faremo più. Dammi il pack di ferro. Usiamo questo per il momento. Perfetto. Abbiamo lasciato questi minerali. Eccolo, bravo fesso. Perfetto.
E poi, se non sbaglio, c'era anche del carbone. Sì, ma ne vale la pena andarsi a ammazzare laggiù. E sono lo scemo di turno. Guarda, adesso per un cubo solo di carbone sto cercando a smacciarlo. Ah no. Allora, o sono scemo o sono scemo. Io proporrei la seconda. Sono scemo. Allora, su, dammi sto carbone. Serve come il pane qua. Basta, poi se quello lì è facile andare a raccogliere, lo andiamo a prendere, se no amen. Sì, dai, è lì. Ok, risaliamo e ciao. Qua non ci torniamo più. Sembra che non ci sia niente. Ora le torce ce le lasciamo, ma... Ho riguardato un mio video e vi giuro che con questa telecamera non me ne sono accorto, ma faccio niente da vomitare, forse di muovermi così veloce. Ok, abbiamo preso abbastanza carbone. Torniamo all'officina. 8 di ferro, perfetto, bastano. Togliamo dalla fornace sta roba. E allora dovevamo fare 7 di... Cos'era? Steel? 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh sì, 8, allora 1, 2, 3. 7. Ok, steel dust, perfetto. Adesso, se non sbaglio, andava cucinato, giusto? Se non sbaglio, sì. Ci proviamo. Al limite mi esce un mutante che mi esce dal forno che mi mangia. Perché lo sto cucinando col carbone? Ah sì, giusto. Ok, vediamo un po', dovrebbe uscire quello giusto. Ok, steel ingot, ok, perfetto. Ignot, ignot, non so come si pronuncia. E... ok. Poi nel frattempo ci prepariamo, cos'è che ci serviva ancora? Una fornace che, vabbè, quella è molto difficile da craftare, quindi quella ci metteremo un bel po' di tempo. E un motore. Allora, porca vacca, porca vacca, porca vacca. Porca vacca perché veramente ci serve la vacca. Allora, per fare questo, ecco. Ci vogliono tutte ste pelli, porca vacca sul serio. Allora quindi dobbiamo andare a prendere... Ah no, si può mettere anche la lana, ma pecorelle non ce ne abbiamo, vediamo se c'è un altro crafting. Qua prendiamo le pecchirelle. Non ce ne sono, se non sbaglio. Tutte ste bestie ci vogliono. Andiamo a vedere se abbiamo qualcosa. Se non sbaglio, non mi ricordo bene, erano verso qua, però noi non dobbiamo ammazzarle tutte, sennò poi dopo non ne troviamo più manco una. Sì, te. Già da sto rumore qua, che sento che ci sono dei mob sotto, secondo me è una bella minieretta quella che c'è là sotto che dobbiamo andare a esplorare. Solo che sempre andare a esplorare andare a esplorare sempre miniere è un po' noioso, quindi adesso dobbiamo cominciare a fare un po' i piccoli impianti iniziali, avere una fornace elettrica. Ho pecore, ho vacche, qualsiasi cosa, basta che mi date o pelle o lana, su dai! Cos'è lì? Oh, ecco, c'è la giungla. Andiamo a dare un'occhiata nella giungla. Oh, tutti i maiali, poi quando li cerchi non li trovi mai. Funghetti, allucinogeni, bene. Cogliamone uno o due. Voilà. Ce n'è semi di cacao qua in giro. Ah no, ma mi sa che questo... È vero, non ci sono i semi di cacao perché Volz è ancora sulla versione vecchia di Minecraft, se non sbaglio. Vediamo un po'. Dov'è? Ah, 147, no, ci devono essere allora.
Eccoli lì, lo sapevo, lo sapevo. Dammi il cacao. Oh, dobbiamo tornarcene a casa, ragazzi. Mettiamo giusto albero, giusto per fare una piccola farm di cacao. Torniamocene, eh. Qua stavo cercando di brutto. Sì, stavo dicendo già dove è casa mia, però c'è che c'è sto... c'è la minima apposta. Con i segnalini. Ma un alberello no, eh? Così almeno lo piantiamo. Zitto che me l'ha dato. Oh, ok, perfetto, torniamo a casa. Oh, spada in mano. Oh, tutto questo per trovare delle cavolo di pecore. Eccolo. Arrivate il furbo di turno. Scheletro. Facciamo il giro, vediamo cosa ci vedono. Se non ci vede. Zitti maiali. Zitti, che mi vede? Non mi ha visto! Sono adesso la casa davanti devastata da mob, sicuro. Soprattutto creeper. Via casa, via via via! Sì, nell'acqua. Via 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 via! Niente, ok, andiamo a dormire. Già mi stavo immaginando che mi dicesse ci sono troppi mostri nelle vicinanze. Allora, niente, quindi niente pecorelle, porca vacca, piantiamo. Guarda come bruciano bene. Bruciano bene gli zombie. Sarà un buon carburante. C'è un creeper. Allora. Piantiamo l'alberello nel frattempo. Ok, piantiamo magari qua. Facciamo un po' di erba. Brem, 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 brem. Dove c'è spugliatore? Ok. Mi ha piantato l'alberello. Poi facciamo una farm. E niente, come possiamo fare allora qui? Abbiamo sempre una sfiga dietro l'altra. Qui c'è una mucca sola, non è che con una mucca sola possiamo fare tutte le pelli che ci servono. Andiamo a vedere la fine del canyon. Ma io devo mangiare, ragazzi. Non mi dite niente. Mi sembrava una mucca. Certo che non ci sto più. Oh, cos'è quello lì? Forse è uranio? Non lo so se c'è. Poi dobbiamo andare, qualche volta dobbiamo andare a esplorare. Cioè dobbiamo andare a esplorare, dobbiamo andare a raccogliere i minerali, già si vedono. Forse qui c'è qualche bestia. Sì, dai, pac, 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 pac. Un'altra mucca! Ok, sappiamo dove venirla a prendere. Due mucche, sappiamo dove venirla a prendere. Tre mucche, sappiamo dove venirla a prendere. Allora, tu stai incastrata lì. E io ammazzo l'altra. Se non mi dai una pelle. Non mi dai una pelle. Mi ha dato la pelle. Ok. Possiamo farci però un cavo solo con quella. Ce ne vogliono sei pelli. Due pelli! Bene, fortuna! Bene, bene male, bene male. Però c'hanno lì solo quelle vacche lì, non posso ammazzarle tutte. Ah, eccolo lì un'altra. Ma perché stai lì tutta solo soletta? È pericoloso. Un'altra! Ma state qui solo soletta. Ma che bel posto qua. Potevo costruire qui. Che bella pianura. Vieni qua. Ma solo carne mi date! Ma che bel posto qua, ragazzi. Ce n'è un'altra. Ma cosa ci fai anche te? Ma state solo solette. Dammi la pelle. 4.
Ne servono due ancora. Tu dammi una pelle, dai, per favore, vacca, per favore. Mucca! Le mucche fanno mu. Ma tu fai mu mu, vedi? 5! No, no. Sai, ciao. Me torno a casa. Povere mucche, dopo questa piccola strage, per favore, non denunciatemi all'ente nazionale protezione animali, per favore. L'ho fatto solo per fare dei cavi. Non l'ho fatto per altre cose, solo per fare dei cavi. Solo per fare del bene, perché sennò non possiamo andare avanti. Oh, qua c'è il canyon da qualche parte. Ecco. Non vuole che me ne sono ricordato. Mi devo ricordare anche di andare a prendere quelle due belle mucchette lì, perché sennò poi dopo è un casino. Adesso appena cresce il grano lo vado a prendere, perché abbiamo fatto una strage, non ce n'è più in giro. Oltre a quelle lì e quelle laggiù. Infatti mi giravano un po', perché le dovevo ammazzare, però era l'unico metodo. Ok. Ok, niente. Non abbiamo i lingotti. Allora, quindi questo qui lo steel ce l'abbiamo. E poi dobbiamo fare del copper. Ce ne servono 6. Sì, ma... Ah, ok, pensavo il carbone dove è finito, dicevo. Andiamo a cucinare. E poi... Allora, vediamo un pochettino che mi scordo. Ah, ma ce ne servono ancora, ce ne vogliono altri 4, ce ne vogliono. Quindi altri 4 lingotti di ferro. Quando arrivi a 6 poi ci mettiamo altri 4 di ferro. No, 3, ne bastano 3. Ok. Ci siamo. Su, dai, mamma mia, che... Ma ci vuole la fornace elettrica qua, se no non possiamo fare niente. 5. E 6, voilà, tu vai via, mettiamo il ferro, un altro carbone, ci vogliono 2 di ferro. Uno, clic! Questo cos'è? Colcock. Ok. Cominciamo a fabbricare. Ragazzi, sta finendo anche qui, eh. Perché 3? Cosa ho fatto? Ok, mettete a cucinare questi 4 qui. E... Cos'è? Ah, un blocco di carbone, bello. Sì, ma potevamo farlo anche col bronzo. Vabbè, fa niente. Bronzo, se non sbaglio, è una lega di tin e copper, se non sbaglio. Sì, va bene. Tin e copper, proprio potevamo farlo più veloce. Vabbè, fa niente. A me non importa. Dammi l'ultimo! Ok. Quindi, per prima cosa facciamo i cavi. Perché ho messo 6? Vabbè, fa niente. Erano 6 le pelli. Ok, 6 cavi. E dobbiamo fare il motore, perché se non erro si fa così. E io sono un cretino. Erano 5. Vabbè, ce ne mettiamo uno di questi. Perché non va? Ho sbagliato qualcosa.
Allora, motore. Ma ci va anche un filo. O no? Ci va un filo, mi sa, sì. Che si faceva? Oh mamma mia, ma è solo veramente un nabbo. Oh, ci va un filo normale e va isolato. Vediamo un pochettino se si fa così. È la prima volta che lo crafto per questo, ragazzi, se no. Allora, 1, 2, 3, 4. Perché non me lo dà? Allora, state a vedere che ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Perché se continuo a muovere non riesco a capire come. Allora, steel, iron, uno di iron ci vuole praticamente, uno di ferro. Proviamo a farla. Allora, ci proviamo, proviamo a occhio, allora. Facciamo così perché non ci sto capendo più niente e mi mette nervoso. Allora. Oh, voilà, ci voleva semplicemente uno di ferro al centro. Ecco, proviamo a fare un esperimento, se ci mettiamo uno di questo, ma lo dà lo stesso, niente. Quindi questi due tipi di cavi qua sono gli stessi. Allora, lo consumo subito. Poi facciamo una fornace che è difficilissima da craftare. Ecco, questa è stata quella che ho usato più di tutti. Motore sotto. Brem 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 brem. Perfetto, ecco il coal generator, perfetto. L'unica cosa che adesso dove la piazziamo, perché adesso non mi ricordo se c'ha un'entrata e un'uscita. È al limite. Perché poi dopo, se non sbaglio, non si può distruggere, perché se la distruggiamo, se la distruggiamo non ci dà la fornace stessa, se non erro, non vuole dire una castroneria. Allora facciamo una cosa, per il momento la piazziamo qui, così. E già credo di aver fatto una cavolata, perché se andiamo dall'altra parte mi sa che è uscita dell'energia sia di qui. Ecco, infatti ho fatto una grande cavolata. Perfetto. Vediamo un pochettino se magari l'energia esce anche di fianco così. Eh no, non sta generando. Ok, niente, allora il generatore l'abbiamo fatto. Vediamo un pochettino di fare la wrench, nel senso quello che può togliere la fornace, ecco, in pratica. Andiamo a vedere. La wrench. Sì, ti. Eccola qui. Beh, molto facile da fare, devo dire, ci vogliono due steel e un diamante, nel senso è molto facile, non è difficile, bene, quindi ce lo dovremo tenere lì per un po' di tempo. Allora, abbiamo già i cavi di rame, possiamo sfruttare quelli, ci serve una battery box. Vediamo come fare la battery box. But advanced, no, ci basta la batteria normale. Battery box, vabbè, sembra abbastanza semplice. Ok, steel, e le batterie che si fanno con 5 di tin, quindi ce ne vogliono 3, 15 tin, quindi dobbiamo sciogliere. Bene, direi che ci sta molto bene. Allora, 15 tin, allora per il momento ci fermiamo a fare la battery box e il coal generator. Allora, mettiamo tutto dentro perché non ci sto capendo più niente. Tin, 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 allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, perfetto. E cerchiamo di non. Il fatto che consumo tutto il coal adesso, porca vacca. E poi dopo non so come farvi vedere come funziona. Proviamo a fare una cosa nel frattempo. Se ci mettessi un cubetto solo di legno, non svampa, ok. Quindi ci vuole per forza il carbone. Quindi o qua bruciamo qualsiasi cosa che abbiamo. Ci mettiamo a generare dopo del carbone. Dai, su.
Brucia, 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 brucia. Uffa, non mi danno manco più. Allora, nel frattempo mettiamo a posto. Poi dovremmo fare delle casse per dividere, perché sennò viene un casino, viene. Qua c'è del ferro, ecco, non c'era bisogno di scioglierlo, che già ce l'avevo. Tanto poi farò la stessa fine di nuovo. I semi ci servono, i funghi, l'occhio di ragno che ho trovato fuori quando ho ucciso il ragno all'inizio. E il secchio, ok, questa roba qui ci può rimanere. Allora, serve dopo la... Sì, ragazzi, abbiamo fatto veramente una grande cavolata. Perché adesso dovrei sciogliere, ecco, dovrei fare del carbone. Porca vacca, porca vacca, porca vacca. Per forza il coal ci vuole? Carci coal? Ma la carbonella carci coal. Ah, possiamo farlo anche... Ok, perfetto. Perfetto, quindi possiamo farlo anche con gli altri. Infatti mi sembrava un po' strana questa cosa. Adesso come fa così? Allora, noi nel frattempo andiamo a dormire. Ma come ci sono dei nabbi in giro? Eccolo dov'è il nabbo, eccolo dov'è. Adesso ti faccio un culo come una capanna se non c'è un creeper che mi blocca. Comunque, intanto ho visto uno zombie con l'armatura d'oro. Se n'è andato, tornato a casa, ciao. Dovrebbe essere laggiù. Infatti c'è il caschetto. Forse voi non lo vedete bene perché non lo vedo neanche io. Però tanto non la droppo, quindi. Ok, andiamo a dormire adesso. Ok. Così almeno raccogliamo del legno, mettiamo a fare del carbone. Eccolo lì, lo vedete adesso bene, sotto gli alberi, non brucia, sono scemo. Ok, ci ha dato già direttamente l'alberello, ciao. Vediamo. Può bastare forse. Devo farne ancora. Benedetto Paxel di ferro, mi sa che li faremo tutti di ferro. Di nuovo l'albero, perfetto. Voilà. Ora possiamo andare. No, sta andando a vuoto. Vabbè, tac. Ok. Dobbiamo far cucinare anche. Adesso bisogna mettere l'ultimo tac, voilà, ciclo infinito di carbone, le batterie e poi ho fatto lo stile. Allora il ferro va ripreso, ce ne vogliono 6 in questo caso, 5, 6, però possiamo fare 3, 4, 5. Ah no. Ma cosa sto facendo? Oddio. Oddio. Voi non avete visto niente, eh? Ho fatto uno. Sì, mi serve il carbone, è anche molto. Andiamo a rompere altri alberi nel frattempo, va? Vedete ragazzi, è molto comodo il boschetto vicino casa, così almeno si può tirare giù quello che si vuole un attimo. Alberi? Non ce n'è troppo più. Vabbè. Barelli niente. Solo semi. Ok, poi dopo qua andiamo a vedere. Nel frattempo piantiamo i semi che ci ha dato. E io devo mangiare come un maiale. Anzi, devo mangiare un maiale.
Oh, ecco un alberello. Uno è già stato messo lì e un altro lì. A posto. Serve molto rimpiazzare, diciamo, gli alberi, perché sennò poi dopo, se cominciamo a perdere ritmo, alla fine troviamo una parte deforestata, non serve a niente, che non serve a niente, ecco. Ok. Andiamo. Qua hai fatto il carbone? Perfetto, ne hai fatti tre. Ne serve un po' di più, ragazzo. Mi serve un bel po' di più, ma un bel po'. Nel frattempo vediamo se riusciamo a mischiare col catch call, infatti non esce. Quindi tu sei il prossimo candidato alle elezioni 2013, a bruciare nella fornace. Legna, 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 legna e ancora legna. Ok, ho trovato due alberelli, quindi possiamo prendere due alberelli al volo. Ui, manca il tempo di... neanche il tempo di buttare giù l'albero, che già era cresciuta l'erba. Vediamo questo vaso bello alto. E che l'ammazzava giù. Qualche scheletro. Ok, niente, un bel po'. Dai, dammi sta mela. Altro alberello? Ranchiamo un altro albero, qual è il problema? Voilà, adesso basta, non mettiamo più. Ne ha ancora due. E uno, aspetta, che lo mettiamo come carburante. Lo so, ragazzi, è noioso, però per fare i macchinari, se non ci troviamo pronti, così bisogna fare. Allora, quindi, quanto ne serve ancora? Oh, 5. Non ce ne basta comunque. Ancora uno. Beh, quattro carboni ce ne hai già due, bene. Purtroppo abbiamo la fornace a cammelli, che va lento. Questo è quello che si può permettere la regia. Allora. Perfetto, eh sì, complimenti. Adesso metto a cucinare questo. Non ci credo! Non ci credo! Si è buggato! Stava facendo il legno, ci ho messo subito lo steel dust e ha continuato a fare la freccia comunque. Com'era? La freccia era a metà e ha continuato a proseguire dalla metà. Bene, bene, perfetto, perfetto. Piccolo bug. Bene, meno male che lo steel ci dà qualcosa. Ecco che ci metto, non ci posso mettere il carbone. Sì, poi dopo è così, almeno poi continuiamo a bruciare la legna. Ma ce n'è da due ognuno? Ho visto male io. Ah no, ho visto male io. Ok, continua a fare. Bonella, allora, le batterie.
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 3, no, cosa si andava sotto? No! Coal! Coal! Porca vacca, porca vacca, porca vacca! Adesso dove me li vado a trovare io tre di carbone? Porca di una vaccona! Proviamo a mettere questo, vediamo un po' se ne fa una col carcol, ma non ci credo. Ci credo pochissimo. Al limite ci buttiamo un attimo nel canyon al volo, vediamo se lo troviamo. Non lo so, non so proprio adesso dove andarla a prendere. Ecco, infatti, porca vacca. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Sta puntata non finisce più, ragazzi. Ah, ecco, sì, mi ricordo dove andare a prendere. Lo so, lo so. Lo so. Lo so. Così almeno facciamo contento anche Totten 98 che mi aveva commentato nel primo video che avevo lasciato del silver in giro. Quindi andiamo a raccogliere anche il silver. Se non sbaglio qua c'era anche una mucca una volta. Eccola lì infatti, mi è venuta in mente, adesso mi è tornata in mente la prima puntata, cioè del ferro. Oh, aspetta, ma questo qua non me lo ricordavo però. Beh, ci torniamo all'occorrenza. Wow, ci sono anche qua le mucche, perfetto, perfetto, non me lo ricordavo. Ma porca vacca a me. Ma qua c'è anche una miniera. Bene ragazzi, allora mettiamo qua un altro puntino. C. Da esplorare 2. Giusto? Esplorare. Eccolo qua, dov'era? Perfetto, e qua c'era anche il carbone. Non ricordo, non ricordo. So ragazzi che è buio però. Giusto sto carbone al volo. Ecco, 4, non di più. Qua c'è del silver. C'è dell'altro silver. Scusate ma sta arrivando il buio, quindi è meglio tornare in casa. Qua non c'era più niente. No, qua è da esplorare anche, era. Ragazzi, io mi scordo tutto, mi scordo. Voi non mi ricordate niente. Vedete la mappa come sta cominciando a riempirsi di puntini. Ah, quello dell'oro lo possiamo anche togliere. Adesso torniamo a casa. Sono sicuro che ci starò 3 giorni a renderizzare il video. Allora, abbiamo il coal, eccolo qui. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi il coal abbiamo visto che è sacro questo modpack. Ah sì, una batteria e uno slot. Bene. Quindi le batterie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ecco la battery box, perfetto. Ora andiamo a fare la nanna al volo perché dobbiamo lavorare un attimo fuori al volo e poi quando avremo il diamante potremo fare la ranch. Perfetto. Aspetta, innanzitutto dobbiamo piazzare qua la battery box, facciamo una cosa, piazziamola un po' più distante perché ecco infatti lo immaginavo che. Sì, ma dov'è qua l'entrata, l'uscita? Dobbiamo provare a romperla? No ragazzi, io non provo a romperla perché non vorrei che alla fine faccia solo un danno. Proviamo? No, non lo so. Non lo so. Sono indeciso. Perdiamo la batteria box. Ce l'ha dato. Ok, allora quindi ci terrà sicuramente anche la fornace. Perfetto. Oddio, mi ero spaventato, convinto che fosse come l'Industrial Craft, che se lo rompevi non ti dava il blocco che ti era dovuto. Quindi io farei una cosa per il momento. Piazzerai qua la battery box, perché vedo che ha un'entrata e un'uscita. E qua la fornace, sempre per il momento. Ma no, però. Allora la fornace la piazziamo per così. Perfetto. Adesso se quella è l'entrata, teoricamente. Ok, proviamo a mettere del carbone. Sta producendo e qua non carica niente. Ah, forse deve arrivare
colore massimo. Ok, sta generando. E qua sta caricando la batteria, perfetto. 1,12 kJ, ecco, si è spenta già la fornace. Ah, ma ogni volta si deve scaldare, ecco, perfetto. Eh beh, è normale. Vediamo un po'. Se segna qua, qua non segna quanto, in quanto tempo si consuma. Però, come vedete, per iniziare, qua tiene l'energia in kJ e poi da questa uscita si può uscire e andare in tutte le utenze che servono. Poi magari lo sistemiamo meglio. Convinto che ci volesse la wrench, però non ci vuole la wrench per togliere questi sia generatore che batbox. Ok, stiamo producendo 120 volt, anzi adesso non stiamo producendo proprio un bel niente, siamo a 18 kJ di 4 megajoule che tiene la battery box. E niente, quindi 1000 kJ fanno un megajoule, se sto bene con le scusate, se sono giusto con le equivalenze. Ok, niente ragazzi, allora abbiamo fatto il primo piccolo impiantino, ma veramente piccolo. Qua si poteva mettere anche un cavo in tin, però visto che siamo a carenza di pelli e di lana, abbiamo messo un cavo semplicemente in rame, che dovrebbe essere più resistente rispetto a quello di tin. E niente ragazzi, io ora vi saluto, visto che mi sono dilungato molto nel video, e niente, spero che non vi siate annoiati e grazie mille per la visione. Da Mr. Tyke è tutto, ciao ragazzi!